Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi parleremo di alimentazione. Parlando con i miei amici, con persone che seguo, molte persone hanno difficoltà nel mangiare qualcosa a colazione, sia per tempi sia per fantasie, diciamo. Quindi, in questo video ragazzi vi farò vedere 7 colazioni diverse, 7 colazioni che voi potrete cambiare per ogni giorno della settimana. Per ogni colazione vi farò vedere anche i valori nutrizionali e dirò più o meno quanto tempo ci si impiega. Per la prima colazione ragazzi abbiamo un porridge d'avena con frutta, fragole e mirtilli con un po' di arachidi sopra. Andremo a fare il porridge con acqua bollente e un po' di latte di mandorlo. Vediamo gli ingredienti. Per ogni colazione quello che vedrete sempre sarà il tè che ho già preparato, una bella tazzona di tè. Qui intanto ragazzi ho messo a bollire un po' d'acqua dove metterò il porridge. Quindi prendiamo la nostra avena. Prima mettiamo 150 ml di latte di mandorlo. Gli dà un po' quel sapore di mandorlo al porridge e poi buttiamo 100 g d'avena. Ragazzi, quando il porridge raggiunge una consistenza che vi piace, potete metterlo nel piatto. Ragazzi, andiamo a mettere qualche dettaglio sul piatto in modo che sia un pochino più bello, ma soprattutto più buono. Ecco ragazzi, la prima colazione è andata. Guardate quanto è bella. Ora l'assaggio. Il mio consiglio è prendere un po' di tutto. Un pezzo di fragola, un pezzo di arachidi e un pezzo di mirtillo. Ragazzi, da tutte le colazioni che farò, questa è sicuramente la più buona per i miei gusti. Anche quella che ci vuole un pochino di più prepararla. Circa 5-10 minuti. Ora vediamo la prossima ricetta. Ragazzi, caso molto speciale, oggi faccio 2 colazioni perché mi sta ripetendo lei. No. E quindi anche lei ha bisogno di mangiare, le farò una delle vostre colazioni. Allora, per prima cosa, questa è una colazione molto semplice che siete abituati a mangiare fin da bambini, però facendo delle piccole modifiche può essere anche per dei bimbi grossi e palestrati come noi. Allora, sarà latte di mandorla con delle fette biscottate e della marmellata con delle uova. Chiaramente vi farò vedere tutte le cose, ma le uova non le rimetterò in frigo perché lei non se le mangia la mattina. Questa colazione utilizzeremo circa 200 ml di latte di mandorla. Le fette biscottate decidete voi quante. Allora ragazzi, cercate di prendere una fetta biscottata non troppo dolce, con pochi zuccheri aggiunti. Però bene o male tutte quelle in commercio vanno bene. Stesso discorso vale per la marmellata, cercate di prendere una marmellata di qualità fatta principalmente da solo frutta senza zuccheri aggiunti anche qui. Allora, le uova ragazzi. Chiaramente utilizzerete massimo, ma proprio massimo, 2 tuorli. Io ne utilizzo uno ogni 8 bianchi. Vi fate delle uova strapazzate, le mettete nel piatto e la colazione è fatta, molto semplice. Lascio sotto anche qui i valori. Ci vediamo alla terza ricetta delle super colazioni. Terza colazione. Oggi è una colazione molto semplice. Allora, gallette di riso, banana, avocado e uova. Nella mia colazione le dosi sono queste ragazzi, più o meno. Allora avrò 7 gallette di riso, una banana media, un avocado ne mangerò più o meno mezzo e poi mi farò 200 g di albumi con un tuorlo. Iniziamo la preparazione.
Allora ragazzi, le uova, ve le consiglio sempre di farle strapazzate, sono molto semplici. Andiamo a rompere il forno, tutto l'albume, come se stessimo facendo la frittata. Poi continuiamo con questo movimento fin quando non si cuociono. Mi raccomando ragazzi, le uova non troppo cotte perché fanno schifo. Bisogna lasciarle quel poco umide. Terza colazione. Ora passiamo alla quarta colazione. Questa colazione è così composta: 50 g di cornflakes di mais, 2 fette di pane e 80 g di bresaola. Allora ragazzi, mangerò il cornflakes con il mio solito tè, mentre ora andrò a scaldare il pane in un fornetto perché lo preferisco un pochino più croccante, e chiaramente ci farò un panino con la bresaola. Mi raccomando ragazzi, non lasciate nulla a caso, ovvero in questa colazione ci sono due ingredienti, quali la bresaola e il pane, che sono confezionati e quindi con un'alta presenza di sale rispetto agli altri alimenti. Per questo motivo nei passi successivi cercate di stare un po' più attenti quando andate a condire il vostro pasto. Ragazzi, mi sono scordato anche di dirvi, per la componente grassa della mia colazione utilizzerò 10 g di arachidi, eccole qua. Ok, ora mangio, passiamo alla quinta colazione. Eccoci qua ragazzi con la quinta colazione. Purtroppo mi è sparito un pezzo di colazione nel frigo durante la notte, quindi mi sono un po' arrangiato. Ora guardiamo i vari ingredienti. 100 g di yogurt greco con 20 g di marmellata e frutti di bosco, 200 ml di latte di mandorla e 50 g di cereali. Molto semplice e veloce questa colazione ragazzi. Purtroppo lo yogurt greco è sparito, quindi ho usato i rimasugli, 100 grammi solamente. Chiaramente ragazzi, voi deciderete le vostre dosi a seconda dei vostri obiettivi che dovrete raggiungere durante la giornata. Perfetto, passiamo alla sesta colazione. Eccoci qua con la sesta colazione. Allora, molto semplice: latte di mandorla, proteine in polvere e cereali. Ho circa 300 ml di latte, 35 grammi di proteine e 60 grammi di cereali. Sono proprio curioso di assaggiare come è venuto sto shaker, perché ho fatto latte di mandorla con proteine al cioccolato e cocco, quindi un sapore molto esotico. Poi qua dobbiamo fare come se fosse latte cereali. Questa ragazzi è la penultima colazione, è una colazione molto furba, solitamente non uso whey, però lo uso solamente in questi casi. In questa colazione è la colazione che vedrete dopo, quindi ci vediamo alla settima colazione. Eccoci qua ragazzi, allora oggi settima colazione, l'ultima colazione di questo video. Farò una crepe proteica con impasto a base di banana, proteine in polvere e albume, sopra un po' di marmellate di frutti di bosco ad accompagnare il solito tè. Allora ragazzi, per fare queste crepe si prende una banana e la si riduce in polvere. Poi ci mettiamo due uova, di cui una intera e una solo di albume. Poi ci mettiamo mezzo misurino di proteine, in modo tale da dare il sapore. Poi mi è piaciuta la cannella, quindi anche qua
Allora ragazzi, se ce l'avete, un po' di lievito. Un po' di lievito. Potete decidere se fare un pancake solo oppure ne fate uno, due. Io oggi ne voglio fare uno per fare due dolci. Cotta? È cotta? Sì, è anche bruciata. Possiamo sfornarla. Ora, 50 grammi di marmellata. Bene ragazzi, allora questa colazione è conclusa così. Ho aggiunto sopra al pancake, ci ho messo dei cereali per dare un po' di croccantezza. Il solito tè. Voi potete metterci diverse cose, quali lo yogurt greco, con la marmellata. Vabbè, potete avere fantasia, poche parole. Eccoci qua ragazzi, allora ho appena finito di editare questo video. Spero sia piaciuto questo video e che l'abbiate visto tutto fino a qui. Allora, ci tengo molto a portarvi all'interno della mia cucina, anche se è piccolina e non riesco a gestire bene gli spazi e quindi i video non sono di altissima qualità come vorrei e soprattutto non riesco a farvi vedere come me la gestisco in cucina. Secondo me riuscire a muoversi bene sui fornelli e capire bene i gusti riesce a dare una marcia in più alla vostra dieta. Questo perché vi permette di uscire dagli schemi, di non mangiare sempre le stesse cose e di riuscire a giocare con i vari sapori. Nella cucina ci sono un migliaio di ingredienti e non tutti fanno male, cioè in poche parole non solo riso e pollo fa bene al palestrato, ma tutti i cibi, se dosati nei giusti modi, vanno bene. Fatemi sapere se i video di questi generi vi piacciono, perché per me è interessante sapere anche la vostra opinione, sapere cosa vi piace, cosa preferite vedere. So che i cibi e vedere la gente che cucina e fa da mangiare piace molto di più alle persone, però giustamente se volete imparare a cucinare non dovete guardare me ma uno chef. Chiaro, vi posso dare una mano, cucinare un qualcosa di interessante, fit. Non è bello vedere me cucinare come affascina uno chef, perché secondo me vedere uno che cucina che è un po' impacciato annoia. Quindi ragazzi, sarei felice di farmi sapere con un like se vi è piaciuto questo video. Se ne volete altri iscrivetemelo nei commenti, questo lo sapete già. Mi raccomando, iscrivetevi al canale sotto, iscrivetevi e attivate anche la campanellina. Detto questo, dalla mia cucina vi saluto. Ciao ragazzi, alla prossima.